La Vigor Trani che non ti aspetti è quella in testa alla classifica dopo 4 giornate d'eccellenza. Primato meritato per la squadra di Pizzulli, al terzo successo di questo avvio di stagione, il secondo consecutivo in terra salentina. Dopo il blitz a Casarano, ecco il bis sul campo dell'Aradeo. Gara che la Vigor prova ad indirizzare subito dalla sua parte con Fernandez, murato da Aronica in uscita, anche se è costretta ad inseguire dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Migali, il più lesto a raccogliere la respinta di Sansone sul tiro cross di Paiano. La reazione del Trani però non si fa attendere. Zambetta viene travolto dal portiere in uscita e Faccini dal dischetto non sbaglia. Il pareggio lo difende con questa parata in tuffo Sansonna ad inizio ripresa, conclusione dalla distanza di Petrachi, e si trasforma in vantaggio tranese grazie allo scatenato Faccini con la conclusione al volo che non lascia scampo ad Aronica. I pugni di Sansonna respingono l'ultimo tentativo dell'Aradeo. Gli errori di Camporeale, prima si fa chiudere da Aronica, poi sciupa da buona posizione il gol del 3-1, lasciano il risultato invariato ma non intaccano i 3 punti che per la Vigor, che festeggia con i suoi tifosi il primato in classifica.